Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto. Come sempre siamo pronti ad approfondire temi politici, soprattutto amministrativi, dell'Assemblea legislativa dell'Umbria e della Regione Umbria in generale. Saluto gli ospiti in questa, eh, di questa trasmissione: Rosbrega, Partito Democratico, Presidente della Seconda Commissione. Benvenuto, e benvenuto a Valerio Mancini, della Lega Nord, Vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Sono passati una decina di giorni ormai dal voto referendario, dalla vittoria del no, eh, con eh, diciamo, conseguenze che hanno portato alle dimissioni delle Premier Renzi e quindi siamo, stiamo registrando questa trasmissione. Oggi è il 12 dicembre, in queste ore si sta formando il nuovo governo Gentiloni. Quindi la prima domanda, poi entreremo chiaramente nei temi regionali, però la prima domanda è politica. Eh, come, come legge questa situazione Brega? Cosa accadrà? Quando si andrà al voto, secondo lei? Quando si andrà al voto non lo so, credo che le prerogative del Presidente della Repubblica siano in questi giorni appunto si stiano svolgendo nel rispetto della Costituzione, quella Costituzione a cui il 60% degli italiani hanno detto assolutamente sì e dunque assolutamente no a, cambi a, 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 cambi a cambiarla. E dunque il Presidente della Repubblica sta svolgendo tutti quegli atti che la Costituzione in, questo, in questa fase delicata del nostro Paese gli, gli attribuisce. Credo che nelle prossime ore avremo un governo giusto, forte, stabile, che dovrà assumersi l'impegno delle tante difficoltà che sono oggi nel nostro Paese. E non solo un governo in attesa della consulta per quanto attiene all'Italicum, alla legge elettorale, ma che andrà oltre, diciamo. Ma io credo che in Italia bisogna andare a votare perché per poter governare bisogna essere legittimati dal popolo e penso che questo sia un principio che non solo è scritto nella Costituzione ma sia un principio eh, condiviso da tutti al di là di chi è maggioranza e di opposizione però credo che allo stesso tempo sia giusto anche ricordare che bisogna fare una legge elettorale che sia uguale come Presidente della Repubblica sia alla Camera che al Senato credo che questo sarà il primo obiettivo di questo governo e poi oltre a questo penso che bisogna governare i problemi del Paese che non sono pochi, in Umbria ne conosciamo qualcuno che è al terremoto e non solo, ma credo che bisognerà dare le risposte vere al mondo del lavoro, ai giovani, che sono quelli che ci hanno in qualche maniera penalizzato e che in grande massa hanno votato no e che i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, credo che questo ci dovrebbe far riflettere. Dunque un governo che faccia una legge elettorale per poter dare una, un futuro governo stabile al nostro Paese, ma che anche ci sia un governo che affronti le la problematica fondamentale del lavoro dei giovani che oggi credo che è l'elemento cruciale per il futuro del nostro paese. Le piace Gentiloni? La conosco da tanto tempo, per, era, abbiamo condiviso insieme l'esperienza della Margherita, credo che sia una persona... Eh, diciamo, di Stato, una figura che ha svolto diciamo, diversi ruoli all'interno di diversi governi, da Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, a appunto, ultimamente a Ministro degli Esseri, mi auguro che appunto possa dare quelle risposte che il Paese si attende. Quindi politicamente vicino a lei insomma? No, politicamente diciamo che ho condiviso un percorso... Un percorso, un cammino politico di quell'esperienza. Oggi siamo nel Partito Democratico, c'è un'altra fase e mi auguro che anche lui possa essere all'altezza delle sfide che sono in campo. Mancini, la Lega non vuole sentire parlare di, di governi, nuovi governi, vuole soltanto il voto, non partecipa neanche alle consultazioni con Gentiloni. Insomma, è una posizione abbastanza decisa. No, più che decisa è chiara. Siamo al quarto governo. Non eletto da nessuno, eh, praticamente Renzi ha diciamo, accompagnato in questi suoi mille giorni di governo il Paese alla, a una delle crisi più profonde, parlo ovviamente di quelle occupazionali, parlo della crisi delle immigrazioni, parlo delle crisi finanziarie che ha sottaciuto negli ultimi sei mesi per coprire il suo fallimento e scopro ogni giorno che c'è sempre più gente distante, ovviamente anche qui in Regione, da parte del PD, da quella che era diciamo, il salvatore della patria, che era Matteo Renzi. Non vedo ancora con quale dignità politica il Partito Democratico possa avanzare ipotesi di governo, ancorché di transizione, dopo il messaggio trasmesso. Da circa 19 milioni di elettori che hanno detto no, sia una riforma costituzionale fortemente sbagliata, scritta male, coi piedi, l'hanno scritto. L'hanno detto, l'hanno raccontato importanti costituzionalisti, ma soprattutto no, un'azione di governo che ha messo questo Paese veramente eh, agli ultimi posti in materia di occupazione, occupazione giovanile, ma soprattutto dal punto di vista di una crisi sociale che si è diciamo, affacciata eh, a, a una povertà diffusa. Voglio ricordare che con fatica l'Istat ha trattenuto i dati negativi eh, del mondo del lavoro, ma soprattutto di quella percentuale di famiglie e non, questo include chiaramente anche l'Umbria con il raddoppio della, de, delle, delle famiglie, della percentuale di famiglie che si avvicinano alla soglia di povertà, già eh, ovviamente molto alta quella presente. E mi, mi, mi preme far vedere le, questo quotidiano ovviamente della CEI settimanale. Che, settimanale. Eh, questo settimanale, si se mi scusi, ma eh, dice sì o no, ma poi nella parte interna dice sempre meno bambini in Italia e in Umbria. Questo è il succo della politica che è iniziata con Monti, che è proseguita con Letta e chiaramente ha avuto il suo epilogo negativo con Renzi. Eh, mi sarei aspettato l'ultimo Consiglio regionale che qualcuno raccontasse anche una disamina politica, non l'ha fatto nessuno, l'ho fatto io. E non penso che questa cosa non ricada, diciamo, in modo grave anche sulla vita dei cittadini umbri colpiti dal sisma. Eh, tant'è che Renzi per ottenere ovviamente l'approvazione ha blindato il decreto fiscale che includeva delle cifre ora dovranno dire gli esponenti del Partito Democratico ma lo devono dire chiaro e tondo quanti, ci sono, quanti soldi ci sono per i terremotati Umbri vabbè, e, e quindi no, è anticipato il ragionamento ecco, ve no, la dico perché vabbè, fino vabbè, adesso, domanda, eh, per, adesso per adesso sono chiacchiere di sisma, prego ah no, parlo di sisma Beh, è evidente che la questione del sisma eh, eh, voglio ricordare ai ecco, telespettatori che sono saltati anche alcuni consigli regionali qualche tempo fa. E Renzi non ha governato gli ultimi 4-5 mesi, ma ha fatto con uomini e donne del suo governo campagna per il sì, sottraendo tempo e risorse. All'attività di governo, quindi ha sovrapposto uh, la sua carica politica che dovrebbe essere distante da un quesito referendario, invece questo non è avvenuto. E lo abbiamo risentito, tant'è che nella zona uh, del Sisma, quindi Norcia, Cascia e tutte, qualcuno se ne è anche accorto. Molti cittadini stanno ricorrendo diciamo, ai ripari, acquistando oppure uh, avendo aiuti da, uh, da terzi per sistemare le loro casette. Eh, ve la dico in modo chiaro noi abbiamo eh, diciamo, sollevato come Consiglio regionale alla ottava commissione presidenti Porzi e vicepresidente Mancini abbiamo raccontato che c'è un'altra esigenza, che è quella della velocità, che è quella della sostanza. Meno passerelle, più chiarezza e meno burocrazia. Ancora mi sembra che se uno va a vedere siamo a zero. Ormai il sisma eh, partendo dal 24 di eh, agosto, siamo ormai a praticamente a quattro mesi, non vedo grossi risultati, Possa rispettare eh, queste, que questi impegni. Però è chiaro che in una fase come questa i cittadini magari si preoccupano un po', no? Ma devo dire che vedo il collega Mancini, è particolarmente è forte e oporico. Innanzitutto, mi sono contento che il collega Mancini eh, acquista la voce con settimanale. A me, caro, mi auguro che però le linee guida della voce per lui possano essere sempre di riferimento, non solo sì. quando fanno comodo perché, comodo, perché la voce dice tante cose, specialmente nei valori, nel rispetto delle persone, degli uomini, mi sembra che la Lega in alcuni momenti non è molto rispettosa dei principi che la voce... Eh, spesso ci ricorda a noi tutti, ma questo mi fa felice perché significa che anche l'amico Mancini si sta evolvendo in un percorso diciamo, diverso da quello del suo segretario nazionale che in alcuni momenti insomma, non è molto vicino a, quelli, a quei valori che qualche, il, il La Voce, eh, a cui il settimanale La Voce si ispira. Detto questo, Terremoto, non lo facciamo diventare un caso politico, lavoriamo per dare eh, veramente un contributo a, a quei territori condivido dal collega Mancini che ci sono delle difficoltà. Ma credo che se siamo obiettivi non è semplice affrontare eventi come il terremoto. Io non ho fatto nessuna passarella, quello che ho potuto, sono andato su come tanti per dare una mano e fare del volontariato, credo che ci siano degli impegni precisi da parte del, dell'ex governo Renzi, credo che sarà la priorità, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica che l'ha ricordato, che nel dare l'incarico a Gentiloni ha ricordato che una delle priorità di questo governo dovrà essere la ricostruzione e dovrà essere eh, le zone terremotali questo credo che sia veramente un impegno importante, un impegno insomma, che ha caratterizzato il governo uscente e che sono convinto caratterizzerà il, governo, eh, il futuro governo con il Gentiloni. La Regione quello che può sta facendo, non, non dobbiamo fare passarelle, non dobbiamo fare, prendere impegni che non possiamo mantenere, però sarebbe anche bello non fare della polemica serile, cercare tutti di dare un contributo perché tanto i cittadini ci valuteranno per quello che faremo. Oggi come abbiamo visto al referendum, i cittadini sono molto più preparati e molto più decisi di quello che noi pensiamo. Dunque sono convinto che anche il tema del remoto i cittadini sapranno valutare, chi ha fatto le passarelle e chi è stato concreto. Credo che la cosa più importante sarà sia che ognuno nelle proprie responsabilità, nei propri ruoli, faccia il proprio dovere. Credo che da fare ce n'è tanto, io per quello che il mi momento. riguarda lo sto facendo. Più di quello che, in questo momento più di quello che si fa credo che non si possa fare poi se ci sono o ci saranno delle responsabilità verranno fuori e, e, e ognuno di noi si assumerà proprio. proprie, proprie. Lei, brega. poi andiamo da Mancini eh, il sisma ha creato problemi, problematiche chiaramente per quanto riguarda le abitazioni per quanto riguarda diciamo, le sistemazioni a parte delle famiglie de, 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 degli anziani, delle, delle fasce più deboli chiaramente un sisma eh, crea problemi a 360 gradi. Però quello che ha creato è anche una crisi più generale per l'Umbria, che è quella del turismo, che è stata toccata più volte, no? perché poi la paura eh, del, del terremoto riguarda. Tutti quanti, e quindi chi deve venire in Umbria ci pensa magari più di una volta. Ecco, questo è, è, un, è un problema su un altro problema. Come, come pensa possa essere risolto, Breg? Innanzitutto, noi dobbiamo lavorare per evitare che in quei territori ci sia lo spopolamento e per evitare. Questo bisogna investire subito e far ripartire il mondo dell'impresa. Il primo messaggio fondamentale in quel territorio è il sostegno all'impresa, perché sostenendo le imprese si può sostenere diciamo, la presenza in quel territorio. Il, turismo, il problema del turismo è un problema che va affrontato: l'Umbria, la Valnerina è diciamo, un riferimento fondamentale del, del turismo umbro. Oggi l'Umbria, però, deve saper offrire anche altro. Credo che nella capacità dell'Umbria sarà quella di offrire diciamo, la, le sue bellezze che, eh, non sono, che non sono solo quelle che oggi in qualche maniera da più parti vengono eh, fatte vedere come diciamo, la, eh, le macerie di, di Norcia e dintorni. Ma un'azione fondamentale perché dico dobbiamo ripartire dall'impresa? Perché se noi ripartiamo dall'impresa e dalle imprese in quei territori, io credo che nel breve tempo possiamo far ripartire anche la macchina del turismo anche in quelle zone. D'altronde si è dimostrato che fortunatamente anche una buona ricostruzione ha permesso anche in quei territori di avere dei danni strutturali, certo. ma di tenere salve in qualche maniera anche i migliaia di turisti che erano presenti in quelle azioni. Gini, vedo si è preparato ah, con ma... una risposta a brega. Eh io, eh. Eh, dunque, allora, intanto io sono un appassionato lettore della voce e, e mi sono conservato quello che serve conservare. Poi sono contento, dillo a Salvini. No, però. no, ma non si preoccupi, glielo dico io, ma non siamo... Lo, lo dice ancora la voce, è interessante, dice, eh, visita del Presidente della CEE, Bagnasco, a Norce Frazioni. La popolazione ha testimoniato al cardinale la solidarietà della Chiesa e confermo che nei primi interventi sono state le misericordie, i volontari cattolici e la Caritas che ha fatto un grande servizio, non certo la protezione civile. Lo ha ricordato anche. Piacere. No, no, no. È no, no. un e esponente e della e Lega e ricordare e questi valori. No, no, eh. ma noi siamo per la, Voi siete per i musulmani, noi sicuramente. <ride> lo dite voi che per voi le moschee le costruite anche dove non ce n'è bisogno, quindi figuriamoci. Allora, mentre spesso si è ancora in attesa dell'intervento dello Stato, e cosa fa il Partito Demogra Democratico che vuole aiutare eh, ovviamente la. Norcia, Cascia in, in Parlamento sulla proposta di emendamenti della Lega che prevedeva la ZES eh, zone economie speciali vota contro eh, cioè rispingendo tutti gli emendamenti che prevedevano quel tipo di trattamento le, le zone economie speciali sono previste anche dall'Unione Europea servono in momenti particolari a rilanciare quella questione io tra l'altro in commissione, ripeto, presenti i vicepresidenti segretario e i quattro presidenti delle regioni terremotate, Umbria, Marca, Abruzzo e Lazio, abbiamo detto è difficile ovviamente chiedere eh, tutta la tipologia merceologica dell'economia speciale, ma qual è l'economia speciale che, che può unire, quali sono i settori che accomunano queste quattro regioni eh, colpite sì, dal sistema? No. no, no, una cosa, è importante dire che avevate in audizione, però dirlo, alla commissione della Camera del Senato. L Ho detto, allora, questa era? era il 9 di novembre. Allora, questa la commissione eh, presidente Ermeto Realacci, presidente commissione ambiente e territorio, chiama eh, i rappresentanti delle regioni, dei consigli regionali, quindi è il Parlamento che chiama i piccoli parlamenti delle regioni. Sono questi gli argomenti venuti fuori, naturalmente non c'è traccia di questa nazione del governo, ma per il motivo che ho detto io prima, Renzi ha fatto campagna referendaria e non campagna di vete rimoto. Ora vediamo se al di là di quello che desidera la Lega, cioè qui ci sono delle risposte in, in, eh, non evase, devono arrivare, la questione delle avviabilità, eh, quando eh, adesso sul DEFRA abbiamo parlato di piano manutenzione straordinario, è chiaro che la piccola regione Umbria non ce la fa, no? Ma questi territori sono riconnetti dal punto di vista di grandi infrastrutture e viabilità, facendo riferimento all'Europa, quell'Europa che ci riempie di immigrati, che ci costano 4 miliardi di euro e ce ne sa solo un dietro 100 o poco più, noi chiediamo 4 miliardi di euro per investirla in quella strada. Se poi sono a regime, non mi interessa, la differenza e la discrepanza che avviene tra... In, in, ingenti e risorse impiegate per l'immigrazione e questo è un punto per cui io grazie a Dio sono della Lega e in questo momento orgogliosamente lo dico e le, 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 le risorse spese per le infrastrutture dall'Europa fino adesso mi pare sono arrivati solo 50 milioni di euro magari vediamo se Eros Brega mi smentisce cioè noi vogliamo vedere progetti seri che rimettono in comunicazione quello che è emerso non da Valerio Mancini ma dai quattro presidenti delle quattro regioni eh, la viabilità, l'interconnessione delle strutture perché sono di fatto tutte distrutte, perché altrimenti rimarrà un buco fra le regioni del nord e le regioni del sud di un territorio molto ampio che vede coinvolto centinaia di migliaia di, pe, di strutture e di edifici. Questo è il risultato, non, non, cioè, stiamo indugiando su delle piccole misure quando invece richiederebbe un approccio veramente molto avanti nel corso degli anni, cioè, eh, eh, cioè, riusciamo a, a creare difficoltà agli allevatori per rimuovere le, le, le macerie eh, delle scoperture inetenti, cioè qui siamo al paradosso. Allora, avete toccato molti argomenti anche all'interno del sisma, della ricostruzione, insomma ci sarebbe da parlare ancora molto no, su questo tema, chiaramente perché poi i cittadini eh, attendono anche, da, soprattutto dai politici, eh, risposte certe, eccetera. Parliamo di un altro argomento, avremo occasione, e modo di ritornare magari successivamente in futuro su una situazione che speriamo sia il più tranquilla possibile. Parliamo per, eh, di sanità, parliamo di sanità Brega, parliamo di un'eccellenza un se vogliamo, no? anche per quanto riguarda la regione Umbria, eh, la sanità Umbra è tra i primi posti a livello nazionale per, per qualità. Ecco, oh, come, come possiamo definire il nostro sistema sanitario oggi, Brega? Credo che su questo anche il collega Mancini mi diceva che era d'accordo, eh, che il sistema sanitario Umbro è un sistema sanitario eh, di riferimento. Sicuramente come ogni cosa deve essere migliorato, credo che per poter continuare a mantenere questi standard di oggi una regione piccola come l'Umbria deve avere il coraggio di fare ulteriori riforme, di riorganizzarlo. Credo che l'assessore Barberin lo stia facendo veramente in maniera corretta le difficoltà che ci sono oggi. Ma ah, io credo che per esempio non sia più rinviabile un'integrazione forte tra le due aziende ospedaliere e credo che non sia più rinviabile un'integrazione tra eh, diciamo, le ASL di territorio e le aziende ospedaliere. Credo che non sia più rinviabile diciamo, il sovrapporsi di, primari, di primariati che magari non servono più a distanza di 5-6 km tra una struttura ospedaliera e l'azienda ospedaliera, magari anche se una ASL e l'altra diciamo, azienda ospedaliera universitaria credo che questa riorganizzazione possa soltanto portare benefici ai, diciamo, ai pazienti e agli umbri. Credo che oggi Bisogna sempre di più specializzare gli ospedali, gli aziende ospedaliere, perché credo che vada sempre di più fatta poi una medicina sul territorio, un'assistenza ai cittadini sul territorio, ma le aziende ospedaliere e gli ospedali debbono rimanere per dell'alta specializzazione. Oggi è fondamentale poter dare l'alta specialità sulle aziende ospedaliere e costruire su una rete appunto, con il territorio che consenta di sfollare eh, le altre situazioni, dato che in Umbria ci sono diversi ospedali che possono, se, diciamo, sia nell'Umbria del Nord che nell'Umbria del Sud ci sono diversi ospedali che possono diciamo, essere messi a rete a sistema per togliere l'affollamento che ci sono dai due plessi di Terni e Perugia. Ecco, credo che questo sia un elemento di grande riferimento di cui nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossime settimane dovremmo noi lavorare. Poi i numeri sono sotto gli occhi di tutti, c'è oggi anche all'interno della sanità umbra un ricambio generazionale, dovremmo anche lì fare le scelte giuste per il bene dei cittadini. Eh, Mancini, vedo che ha una documentazione assolutamente congrua per eh, una trasmissione così, quindi sulla sanità, le... Brega parlava di riforme, parlava di riformare la sanità, è stato... È Beh, molto è chiaro pre... no, sulle sue idee. Lei che dice? Il presidente Brega eh, su questa cosa è coerente, io apprezzo la coerenza non solo politica ma anche quella personale. E ha votato tra l'altro favorevolmente un emendamento a questo documento qua, lo facciamo vedere per chi è a casa, il DEFR, il documento di indirizzo politico-finanziario della regione. L'ha approvato l'altra la, la, settimana dall'Assemblea da, dall legislativa, è chiaramente su un emendamento che indirizzava. indirizzava con forza la riduzione dei, degli incarichi fino anche le aziende ospedaliere fino anche le ASDA fanno solo o anche una perché io ho voluto diciamo, eh, eh, diciamo rigettare questa cosa perché era una cosa del programma del centrodestra ma anche in una passata eh, trasmissione televisiva sempre con il eh, presidente Brega consigliere Brega sempre da questi studi eh, mi disse ma vediamo se lo votate io devo dire che io l'ho proposto lui lo ha votato quindi siamo sì, sempre, siete coerenti e bravi, sì. però la questione a me non basta eh, perché non è che finisce qui eh. adesso avremo la questione anno nuovo io eh, mi piace parlare molto chiaro eh, le, perché l'Europa eh, l'adoperano quando fa comodo. Le linee indirizze europee parlano che le aziende sanitarie devono essere una eh, fino a un milione di abitanti e la regione toscana sta facendo l'area vasta mettendo insieme province molto distanti fra di loro, come Arezzo Grosseto ovviamente. E Siena sta facendo una seria operazione di riduzione degli incarichi dirigenziali, quindi nel senso non solo strutturale, ma proprio anche di incarichi, perché uno potrebbe anche avere una sola ASL, e poi 25 direttori che poi eh, si occupano di tante mille cose fra di loro simili. Quant'è che io non parlavo di ASL ma di struttura organizzativa? Eh, devo dire la difficoltà del Partito Democratico che bisogna dirlo, bisogna ricordarlo, cioè l'assessore Barberini è stato fuori praticamente quasi l'intero 2016 dalla Giunta, c'è questa rotazione delle, dei incarichi che secondo me dovrà avvenire, ma a me più che che avvenga che migliorano le situazioni per i cittadini umbria e questo è ancora lungi da avvenire. Io capisco la difficoltà politica. Di chi governa di lasciare, eh, diciamo, come si dice, anche ingiustificata per l'amor di Dio, di lasciare linee di potere ormai sedimentate. Ma ai cittadini non interessa quanti direttori e quanti direttori generali ha l'ASDA. Gli interessa chiaro, accorciare cioè, le liste cioè, di attesa cioè. e non andare ai vari ospedali limitrofi che comunque ci stanno facendo concorrenza. Devo dire che mh, la regione Umbria, diciamolo pure, ha avuto una sanità secondo i governatori e anche adesso è la stessa cosa. La Lorenzetti devo dire che fu più brava perché eh, fu eh, diciamo, molto brava a promuovere una mobilità attiva, quindi a, a, a tirare eh, pazienti da altre regioni, tanto che il saldo attivo a regione Umbria era di circa 36 milioni. Adesso siamo a poco più di 3. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va e soprattutto le liste d'attesa sono sui occhi di tutti, quindi meno poltrone e accorciamo le liste d'attesa mettendoci le risorse che risparmiamo in incarichi dirigenziali che sono solamente funzionali a questa linea di potere. Brega, in un minuto vuole rispondere a qualcosa oppure andiamo all'ultima domanda? <coughs> no, ma io condivido, io tra l'altro annuncio qui oggi da io non so se farò in tempo entro la fine dell'anno, ma non ho, presenterò un disegno di legge per, per un'ulteriore riorganizzazione della sanità che mh, non solo parli. Del, diciamo assetto delle aziende, del territorio, diciamo due aziende o due asle, ma che preveda anche una nuova organizzazione rispetto all'epicalità, all perché credo che la sanità debba avere in Umbria, come si dice, un, un livello di qualità anche morale di chi la guida, in particolar modo nella parte dei direttori generali, che non può essere specialmente nella, nella città di Terni, come ho avuto più volte di scrivere, una, eh, diciamo, un, delle guide non adeguate a quello che i, i territori meritano. Dunque, io nei prossimi giorni presenterò un disegno di legge che. che Porterò la discussione del Consiglio regionale appunto su una riorganizzazione del modello sanitario Umbro. L'ultima allora, domanda, come vedete, abbiamo tre minuti, quindi un minuto e mezzo per uno. Eh, dicembre è il mese dei bilanci, quelli tecnici contenuti nei documenti da approvare in aula, avete già iniziato a farlo e continuerete anche nelle nei prossimi giorni, prima di Natale. Mh, poi ci sono quelli politici di bilanci. Quale consuntivo di un anno legislatura? Sentiamo le vostre valutazioni, eh, cominciamo da Vancini e chiudiamo con Brega. Ma allora l'anno dal punto di vista politico la totale inefficacia della giunta Marini eh, è iniziato con la perdita di un assessorato importante come quello della sanità Ci abbiamo ovviamente tutte le difficoltà per quanto riguarda un tessuto produttivo che è in affanno e, e la politica non ha fatto nulla per cercare di sostenerlo se non cure pagliative Ancora siamo a circa 12.000 12 disoccupati, mi pare giovani, giovani in Italia, ma nel dubbio mi ricordo meglio il dato che sono quelli che sono andati via, che sono mi pare 11.000 tra il 2014 e 2015. Un'immigrazione che sta pervadendo Perugia eterni con tutto ciò che ne consegue. La questione FCU che eh, una volta Chianella dice, l'assessore Chianella dice che si farà poi non si farà. Quello che è certo è che da Perugia in giù ci sono i soldi, ma da Perugia giù non vedremo adesso questo chip, ma oggi non c'è una lira. E poi infine la questione rifiuti, la questione rifiuti, anche questa come la questione del referendum mi aspettavo una presa di posizione da parte della Giunta molto seria, eh, quello che emerge sono in questi giorni interdittive, sequestri, eccetera, con tutte le questioni ambientali e eh, dal punto di vista anche giuridico, penale, che sono stati sollevati dai magistrati. Quindi, da questo punto di vista, tanto da fare perché nulla si è fatto. Prego, eh, consultivo di fine anno. Potevamo eh, fare di più. Credo che potevamo fare di più. Eh, credo che ci siano state sicuramente delle difficoltà enormi perché affrontare comunque un terremoto, non è un evento che tu puoi programmare e quella è una difficoltà. Credo che avremo, come maggioranza, come Partito Democratico, avremmo potuto essere presenti molto di più sui problemi essere meno presenti su alcune beghe che i cittadini non interessano. Credo che abbiamo oggi ancora eh, davanti la possibilità di rimettere al primo posto di, ancora di più l'interesse di una comunità Umbra che ci chiede, ribadisco, due messaggi fondamentali. Eh, quella del terremoto che non era prevedibile e che dunque non vuole essere una scusa, ma eh, purtroppo eventi di questo tipo non si possono in qualche maniera prevenire, ma la seconda è quella di investire sull'occupazione e sull'impresa. Fare impresa significa fare occupazione, meno eh, proclami, più sostanza, utilizzare al meglio i fondi della comunità europea. Eh, vedo tanti annunci ma vedo che le aziende continuano a chiudere e a mettere in cassa integrazione le persone. Ecco, credo invece che noi dovremmo lavorare per creare impresa e per creare occupazione cercando di essere più sui problemi, cercando di mettere anche in modo tutti quegli strumenti che la comunità europea ha. Eh, cioè, ci dà come possibilità, come regione di riferimento anche per l'utilizzo di questi Bene, fondi. Eh, non abbiamo più tempo, grazie per essere stati in studio con noi, a Veros De Brega del Partito Democratico, presidente della seconda commissione, e a Valerio Mancini della Lega Nord, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.